Allora, dunque, per quanto riguarda l'analisi dei dati, inizialmente, quindi dopo aver eseguito il campionamento su terreni simili a quelli del sito e dopo aver ottenuto tutti i risultati analitici, a un certo punto ci si domanda adesso con questi dati cosa ne facciamo. All'epoca diciamo, i documenti di riferimento che erano disponibili erano la linea guida Beretta Pellegrini, che è stato di fondamentale aiuto per iniziare, diciamo, ad utilizzare un approccio statistico, ma che non fosse una statistica pura, ma fosse una statistica che permettesse un'elaborazione pratica dei risultati e anche un'interpretazione che potesse essere validata poi anche dal senso pratico della percezione del dato. Allora, inizialmente, dunque, quello che è stato fatto è prendere il dataset dei parametri e verificare che tipo di distribuzione di probabilità questi hanno. In questo caso quindi si tracciano degli istogrammi, ovvero dei diagrammi in cui si riportano per dei determinati intervalli di concentrazione che vengono scelti in modo appropriato. Questa è una fase artigianale, diciamo, della statistica, ma purtroppo ci si può aiutare in qualche modo, ma diciamo, la scelta degli intervalli alla fin fine viene fatta in base alla fluidità dell'istogramma che ne esce. Quindi stabiliti gli intervalli si verifica quanti campioni sono caduti in una concentrazione pari a quella fascia appunto di concentrazione. Successivamente, in base a questo, si può stabilire la forma della distribuzione di probabilità. Fondamentalmente le distribuzioni che si trovano, che sono sempre state trovate anche nei studi successivi per le matrici ambientali, sono la distribuzione normale, in pochi casi, e la distribuzione log normale nella maggior parte dei casi. Questo è dovuto al fatto che per quanto un'area sia omogenea, ci sono sempre delle eterogeneità, delle piccole, che alla fin fine, senza anche tralasciare, per dire, la variabilità dovuta all'analisi, che creano quindi delle dispersioni nel dataset per le quali appunto abbiamo delle funzioni tendenzialmente scodate in modo positivo. La funzione in log normale è più che sufficiente, diciamo, a descrivere questi andamenti. E la conferma, diciamo, un'ulteriore confidenza che si può avere con questo tipo di fiducia, si può avere con questa distribuzione, è data dalla valutazione delle carte di probabilità, che sono dei grafici in cui si mette su due assi, diciamo, o le probabilità o i quantili di una distribuzione normale, e nell'altro asse si possono mettere le concentrazioni rilevate, ordinate in ordine crescente, ovvero i logaritmi delle concentrazioni nell'asse delle Y. Quando vi è un allineamento su questo grafico, allora abbiamo una conferma del fatto che la funzione di probabilità scelta è quella corretta. Dunque, a questo punto, diciamo, una volta stabilita la funzione di frequenza con una sufficiente confidenza e un livello di fiducia adeguato, si procede alla valutazione dei dati anomali. Anche in questo caso ci possono essere vari test statistici che permettono di identificare gli outlier di cui appunto si era parlato anche prima, i quali anche nel nostro caso è stato scelto di eliminarli, perché effettivamente la definizione del valore di fondo è una concentrazione omogenea e diffusa, mentre l'outlier, che sia un errore analitico o che sia un'area, un hotspot, un'area effettivamente inquinata, è comunque un parametro eterogeneo e localizzato, quindi necessariamente non può andare ad influire sulla valutazione di insieme dell'area. Quindi, eliminati i dati anomali, si procede quindi a ricalcolare l'istogramma e rivedere le funzioni di probabilità, e questo serve a ottenere una funzione continua, una funzione continua che ci fornisce in base al livello di concentrazione una probabilità di appartenenza al valore di fondo. E lo stesso, diciamo, un percentile sperimentale può essere calcolato, diciamo, sulla base dei dati stessi, quindi senza sovrapposizione di un modello teorico. Tuttavia, in questo caso si hanno dei valori discreti corrispondenti esattamente alla concentrazione determinata,
per un certo campione che si posiziona al 95%, ad esempio. In questo caso, invece, utilizzando una funzione di distribuzione continua, è possibile ottenere un percentile per qualunque probabilità desiderata e, tuttavia, a questo punto, essendo una funzione scodata, più alta è la probabilità che si sceglie per l'appartenenza al valore di fondo e più alto è il valore di fondo che si andrà a fornire. In questo primo studio in realtà non sono stati ufficializzati dei veri valori di fondo perché si preferiva limitarsi ad avere un quadro di riferimento e di fare la scelta del percentile del valore di fondo più avanti, diciamo, ovvero sia evitare ad esempio di fare una scelta di un valore di fondo e usare questi dati per un confronto con i dati che si sarebbero ottenuti all'interno del sito, mediante un confronto di popolazioni. E in studi successivi invece il Ministero ha richiesto espressamente la stima di un valore di fondo in quanto è più semplice ottenere un confronto del tipo inferiore, superiore, quindi appartenente, non appartenente a un valore di fondo. Nel quadro, diciamo, definito per questi suoli agricoli, comunque sono stati descritti dei percentili caratteristici che sono il 99esimo percentile e il 95esimo percentile. In questo caso, affiancando, diciamo, per ogni parametro i limiti di colonna A, quindi per i terreni residenziali, si può osservare che nella maggior parte dei casi per i metalli i percentili 95-99esimo non hanno mostrato superamenti di questi valori limite, eccetto per alcuni metalli, il berillio, lo stagno e il vanadio. Successivamente una grossa parte dei terreni agricoli è stata deperimetrata, quindi questo studio alla fin fine non ha avuto, diciamo, l'utilità complessiva che ci si aspettava. Tuttavia, in diverse aree agricole residue all'interno dei SIN sono state praticamente valutate tenendo conto di questi risultati di questo studio, per cui i valori rilevati effettivamente superiori ai limiti definiti dalla colonna A sono stati accettati in quanto rientranti nei valori di fondo. Ecco. Grazie per i tempi contenuti.